Da dove vieni? Vengo dal Mali. Tu di dove sei? Ghana. Vengo da Senegal. Da quanto tempo sei in Italia? Adesso siamo 10 mesi. Siamo chi siamo. Siamo arrivati qui come eravamo. Loro amano lo sport, che non è più solo sport nel senso agonistico della parola. È chiamata collettiva contro ogni tipo di razzismo, discriminazione, odio e paura contro l'altro da noi. Testimonianza di questa possibilità i recenti mondiali antirazzisti di sport che, come ogni anno a Castelfranco Emilia, si sono trasformati da gioco a riflessione. Credo che riscoprire un po' il valore inclusivo di un pallone rispetto al rischio di escludere i tanti che corriamo ogni giorno come il nostro calcio è una cosa positiva e speriamo contagiosa. Alla fine vedi tanta gente di tanti paesi, di lingue diverse, comunque con lo sport riesce ad integrarsi, a giocare insieme. Secondo me è il modo giusto per riuscire comunque ad unire la gente. Calcio, ma anche altre discipline, in una manifestazione targata Unione Sport per Tutti. 5.000 ragazzi da tutto il mondo a fare da testimonia per coinvolgere anche chi alimenta i timori nei confronti del diverso da noi per colore della pelle, religione e cultura. Abbiamo bisogno di abbattere i muri e di costruire appunto invece dei ponti e dei legami con realtà che sono diverse, e l'impegno di dover valorizzare queste differenze e metterle a disposizione ormai di una mescolanza che è scontata. È bellissimo proprio il fatto che all'inizio, il calcio d'inizio, la palla viene data all'avversario, e cioè proprio per unire gli spiriti, le squadre e tutti quanti. Sono venuto da Trento in bici per vedere l'Italia da un altro punto di vista e qui a Bosco Albergati per giocare un altro tipo di calcio. Un modo per unire il divertimento e comunque un messaggio di un certo tipo alla società che sicuramente ce n'è bisogno. Non è buonismo constatare che la nostra società cambia e le novità possono essere talvolta positive. Io sono operaio. Faccio un lavoro ceramica di stufo in Bibbiano. Però qui ai mondiali antirazzisti fai l'arbitro, c'è il fischietto. Sì, io gli è piaciuto per fare arbitro. Ma non per tutti le esperienze sono rassicuranti. La solitudine degli immigrati può rivelarsi pesante nella vita quotidiana delle nostre città. Sì, lo senti il razzismo. Però rimani in Italia. Sì, devo rimanere in Italia, a me mi piace qua. Dovremmo condividere questa tematica, questa problematica. Intanto però cerchiamo di dargli un attimo una dignità dopo tutte le traversie che hanno avuto tramite lo sport. Qual è la tua storia? Perché hai lasciato il Ghana? Io ho un problema di continuare la mia studio. Ma andavi ancora a scuola in Ghana? Sì. E in Italia che fai? Anche in Italia sono studiando. Noi abbiamo tutti i ragazzi che provengono dall'Africa subsahariana, tutti giovani perché andiamo dai 18 massimo 30 anni e sono fondamentalmente storie di persone che fuggono da situazioni di guerra, di soprusi. Una cosa molto dura che hanno tutti in comune è il periodo trascorso in Libia. E in Libia credo che proprio sperimentino sulla loro pelle il razzismo, perché sappiamo che i libici con i neri sono particolarmente aggressivi.